Poracci so di aver colpito nel cuore chiunque sia cresciuto negli anni 90 con il footage di Final Bout, un gioco orrendo, ma questo è quello che passava il convento e ci abbiamo giocato tutti e ce lo siamo pure fatto piacere. Ed è bellissimo che il più rapido di tutti a riconoscerlo sia stato Vegeta Riano. Colpo di scena. Comunque, feels incredibili con i rimandi al francese, le copie tarocche, i cheat code e l'intro animata. È veramente impossibile scegliere il commento migliore di tutti, quindi dirotto su un semplice quanto efficace Kagon Ball. Sì, ci vuole veramente poco per farmi ridere, ma è anche una transizione perfetta verso il prossimo titolo. Di che gioco si tratta? Solo risposte sbagliate, sorprendetemi! Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi a non aver ricevuto nessun rincaro. Quella di oggi sarà una puntata ricchissima e probabilmente anche l'ultimo video della settimana, quindi aspettatevi un episodio bello corposo. Continua il format estivo, quindi tante notizie, tutte al volo, c'è pochissimo tempo da perdere. Voi intanto attivate il Kaioken e mettetevi in marcia verso la conquista non violenta di internet.com e la fondazione del Poroverso. Lasciate un like, iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche e seguitemi su tutti gli altri social di cui trovate link in descrizione. Bene, ho detto tutto, iniziamo! Partiamo ovviamente dalle poracciate, ovvero i giochi gratis, e settembre inizia a promettere veramente bene. Su Epic Game Store, due saranno i titoli disponibili per essere riscattati gratuitamente nella settimana compresa tra il 1 e l'8 settembre. Si tratta di Shadow of the Tomb Raider, Definitive Edition, e anche Submerged, Hidden Depths, che andranno a sostituire Ring of Pain, che potrà essere riscattato fino al 1 settembre. Poi, per ora sono solo dei rumor, ma ormai di D-Labs e Billy Coon ci fidiamo abbastanza. Secondo il leak, nella sezione dei giochi offerti ai membri di Amazon Prime Gaming ci sarebbero Assassin's Creed Origins, La Terra di Mezzo, L'Ombra di Mordor, Football Manager 2022 e anche The Dig, per una selezione sicuramente di qualità. Aspettiamo di vedere cosa proporranno anche Sony e Microsoft. Nonostante l'assenza di un trailer durante la Opening Night Live della Gamescom, Square Enix ha condiviso un nuovo filmato di gameplay di ben 10 minuti di Forspoken, l'action in terza persona che, dopo numerosi rimandi, sembra aver fissato la sua data definitiva al 23 gennaio 2023. Non pensavo, ma in questi 10 minuti la percezione generale del titolo è nettamente migliorata rispetto al passato e inizio a essere abbastanza intrigato da questa ambiziosa produzione. L'open world di Forspoken promette molto bene. La mappa sembra incredibilmente divertente da attraversare, il combattimento dinamico e i nemici hanno un design molto figo. Peccato per lo stacco netto tra ambientazioni e qualità degli NPC che popolano i centri abitati. Speriamo che a livello di trama poi sappia distinguersi con qualche guizzo di originalità, però dai, dopo un trailer del genere, nutro qualche speranza in più verso Forspoken. Guardatevi il filmato e fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Vi ricordate poi di Pentiment? È quel titolo di Obsidian presentato a sorpresa durante uno degli ultimi Xbox Showcase che vedrà il giocatore impegnato nel risolvere un caso di omicidio in una storia ambientata nell'Europa del XVI secolo. Lo stile è inconfondibile per quanto particolare e dietro al piccolo team che si occupa della produzione ci sono veterani che hanno lavorato a pietre miliari dei GDR occidentali del calibro di Fallout New Vegas, Pillars of Eternity e The Outer Worlds. Poi il gioco uscirà il prossimo 15 novembre e avevamo proprio bisogno di un altro gioco piazzato durante quella settimana e sarà venduto a un prezzo budget di 19,99€ e sarà anche incluso al day one all'interno del Game Pass. Potrebbe essere una delle sorprese più piacevoli di fine anno, non trovate? Dal passato invece arriva il remake di Fear Effect che prende il nome di Reinvented, una reimmaginazione del classico PS1 che promette di modernizzare completamente sia lo stile grafico che l'impianto di gameplay. Ora, io sono molto affezionato al Fear Effect dell'epoca, anche se ne riconosco gli evidenti limiti. Sì, negli anni 90 questo era quanto di più cinematografico si fosse mai visto all'interno di un videogioco ed era anche uno dei primi tentativi di donare uno stile grafico simile al cel shading. Ovviamente un gameplay del genere, già legnoso per l'epoca, oggi sarebbe improponibile, però c'è qualcosa nella deriva completamente action che proprio non mi convince, anche se la cosa più allarmante di tutta quanta l'operazione è la presenza del logo
Forever Entertainment. Brividi veri. E a proposito di nostalgia, occhi aperti perché Namco ha rinnovato due marchi registrati direttamente dal suo catalogo storico, ovvero Time Crisis e Steel Gunner. E a queste nuove istanze ha associato elementi che fanno riferimento sia alle sale giochi, gli arcade, sia ai servizi di distribuzione digitali. Chissà cosa in mente Bandai Namco, magari potremmo ritrovarci di fronte alla rinascita del rail shooter e della gloriosa epoca delle light gun. L'ultimo Time Crisis risale al 2015 ed era un'esclusiva arcade, è passato veramente troppo tempo. Speriamo in un ritorno imminente. Ora però vi devo dare una brutta notizia, questo non è più l'unico canale di videogiochi su YouTube e non è neanche il più grande. Infatti ieri abbiamo parlato dell'apertura da parte di Masahiro Sakurai del suo canale personale utilizzato per condividere storie e racconti sul suo percorso nell'industria videoludica. Beh, il buon Masahiro in soli 2 giorni ha raccolto più di 250.000 iscritti, un traguardo impressionante. Non a caso ieri l'ho definito una vera e propria rockstar, una delle personalità più amate di tutta l'industria e si merita un successo del genere, anche qui su YouTube. Ora parliamo di una cosa che ha fatto discutere tantissimo, ovvero l'introduzione di un nuovo sistema di DRM all'interno dei giochi Nintendo Switch, nel tentativo di combattere uno dei problemi più evidenti della console ibrida, la pirateria. Ma facciamo prima un po' d'ordine perché c'è tantissima confusione a riguardo. Innanzitutto, Nintendo non è coinvolta direttamente, ma l'iniziativa nasce dalla compagnia specializzata in cybersecurity Irdeto, che ha deciso di lanciare il suo DRM de novo, disponibile fino ad ora solo su PC, anche su Nintendo Switch, offrendo ai publisher e ai programmatori la possibilità di integrare questo sistema antipirateria con facilità all'interno dei propri giochi. L'idea è quella di offrire una tecnologia chiamata Emulator Protection, ovvero una soluzione che promette di bloccare la riproduzione illegale di software su emulatori avviati su PC, cercando così di arginare uno dei problemi più tangibili della portatile Nintendo. Il problema e il motivo per cui tanti hanno gridato allo scandalo è che sebbene Irdeto venda de novo come una soluzione che non impatta in alcun modo l'esperienza di gaming, nel corso degli anni su PC ci sono stati tantissimi esempi di come il DRM abbia peggiorato nettamente le performance di gioco, richiedendo un utilizzo più intensivo e costante di RAM e processore. E se de novo mette in crisi PC, figuriamoci che bel disastro può uscire fuori su una console già in difficoltà come Switch. Staremo a vedere quanti sviluppatori decideranno di implementare la tecnologia di Irdeto, ma se vi andate a leggere un po' di storie su de novo, beh, speriamo che siano veramente in pochi a ricorrere a questo DRM. E chiudiamo con una bruttissima notizia, perché sì, è ufficiale. Sony ha alzato i prezzi di PlayStation 5 in tutti i mercati, tranne quello nordamericano. L'incremento avrà validità immediata e da oggi entrambi i modelli di PS5 costeranno 50 euro in più. Ve lo dico chiaramente, evito di prendervi in giro cercando di spiegarvi il perché di una mossa del genere, se effettivamente sia colpa dell'inflazione e della crisi dei semiconduttori, se Sony sia stata costretta alle circostanze straordinarie a fare un gesto del genere o se in realtà si tratti di una soluzione evitabile. Se avessi avuto una laurea in economia, probabilmente a questo punto non starei su YouTube a parlare di videogiochi. Però ci sono un paio di fattori interessanti che vanno tenuti da conto nell'analizzare un rincaro del genere. Io ve li faccio notare, poi traete voi le vostre conclusioni. Innanzitutto si tratta di una mossa che non ha precedenti all'interno dell'industria videoludica. Storicamente gli hardware perdono di valore piuttosto che acquistarne. Sempre, comunque e in particolare gli hardware Sony, le console vengono vendute in perdita e risale a inizio 2021 il comunicato stampa da parte di Sony che affermava di essere riuscita finalmente a ricavare i primi profitti dalla vendita di PS5. I veri guadagni arrivano con la vendita software e non è un caso che sono stati i primi a ricevere un rincaro assurdo e la mamma di PlayStation non si è fatta problemi a imporre il nuovo standard che chiameremo con un termine tecnico 80 bombe in faccia al day one. In generale, costretti o meno, lo possiamo dire che questo è l'ennesimo scivolone comunicativo della gestione Jim Ryan? Dal pre-release della console fino a oggi c'è qualcosa che proprio non convince nella gestione del progetto PlayStation 5 e sembra che il reparto marketing faccia di tutto per alienare i propri consumatori. Quindi c'è pure una scelta infelicissima di comunicare un rincaro del genere dopo 2 anni di console introvabile e poco dopo l'aver affermato che PS5 nei prossimi mesi diventerà sempre più facilmente reperibile anche nei negozi fisici.
Oltre al danno, pure la beffa. Staremo a vedere come si muoverà Microsoft, se ci saranno degli effettivi cali di vendita di PS5, ma non credo proprio, visto che la gente era disposta a pagare due volte tanto il prezzo della console ai reseller, non credo che 50 euro facciano la differenza, e in generale come si evolverà questa next gen, che ormai non solo fatica a ingranare, ma torna pure indietro. E ci vediamo al Tokyo Game Show quando verrà presentata PSVR 2. A questo punto io ho paura di scoprire quale sarà il prezzo della realtà virtuale targata Sony. E questo però c'era tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e non mi resta che darvi appuntamento a lunedì con un nuovo video. Voi mi raccomando, nel frattempo fate i bravi, riposatevi, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro Rincaro, Michele 50 euro, ciao! Ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportare sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Io sono il Poro Rincaro, Michele.